Aspetti un attimo. Allora, abbiamo avuto, come sapete bene, questa riunione con gli altri leader del centrodestra, e da questa riunione esce certamente la garanzia che il centrodestra è unito, funziona e non solo esiste ma anche resiste. Avete tutti la consapevolezza di quello che sta facendo questo governo, non abbiamo ancora visto nulla che sia qualcosa che serve alla ripresa, allo sviluppo dell'Italia. Non c'è stato nulla di quella riforma del fisco, di quella riforma della burocrazia, di quella riforma della giustizia, della riforma della sicurezza, della riforma dello Stato sociale di cui l'Italia ha bisogno per svilupparsi, per ripartire. Al contrario, tutti i provvedimenti che abbiamo visto sono provvedimenti che addirittura lontani dal portare del bene e benefici all'Italia e ai suoi cittadini, hanno tutti attaccato la libertà dei cittadini dentro una democrazia. Non sto ad raccontarveli tutti, li conoscete bene, non ce n'è uno solo di questi provvedimenti che serva a qualcosa di utile. Hanno tutti limitato la libertà dei cittadini e questo è qualcosa che ci preoccupa grandemente. Se volete sapere un mio pronostico per il futuro, penso che in un futuro non lontano finalmente il centrodestra tornerà al governo, tornerà alla guida del paese, per la fortuna dell'Italia e degli italiani, che usciranno, credo, abbastanza presto da questa situazione di ubriacatura che si sono presi nei confronti dei 5 Stelle. Buon lavoro e grazie a tutti. Grazie. Grazie.